mettere a sfogo nel tirano perché sì, sto così che non piagne, veramente. Una delle partite più brutte giocate dal Cagliari, e soprattutto gestita male. Gestita male. Io non mi voglio attaccare agli episodi arbitrali perché molto probabilmente anche senza quelli avremmo tranquillamente perso, magari anche più di 2-0. Nessuno lo mette in dubbio. Però tu mi fai rodere il culo innanzitutto quando Cepitelli sei un coglione, sei veramente un coglione. Un coglione, come fai a perdere palla così? Come cazzo fai? Come cazzo fai a perdere un pallone così? Ma tralasciando questo, passiamogliela per buona, dai. Tanto la merda è così tanta che nemmeno la noti più. A te, arbitro. Dato che Pussetto si è buttato nei peggiori modi durante la partita, non ti pia il leggero dubbio che possa aver simulato? So che hai parlato col VAR, perché si è visto che comunque ci parlavi. Una ricontrollatina, giusto per vedere che si è proprio buttato e ha pure rimbalzato sul pallone. Cioè, non è che si è solo buttato il coglione, è pure rimbalzato sul pallone. C'è proprio l'apoteosi della merda. Ma tralasciando questo, rigore che c'è stava tutto per l'Udinese, però fortunatamente il cranio lo para. Poi che vai a rivedere al VAR, il fallo di Mandragora per vedere se era rosso diretto. E com'è loro lo guardi e il nostro no? Perché a me mi viene dubbio. Com'è che Luzzuolo guardi e il nostro no? Perché? Io non voglio essere malpensante, però mi fa pure roder culo, e manco poco, che se la Roma si incazza giustamente per un rigore non dato su Zaniolo, o quello che cazzo era, e la Roma protesta, gli arbitri tutti si frustano, mea culpa, si frustano, gli danno il culo. Gli danno il culo. Oh, a noi ci fanno uno sgarbo. Osiamo dire qualcosa che va contro? Multati. Ma di che cazzo stiamo a parlare? Ma di cosa cazzo stiamo parlando? Questa rimarrà una delle tante ingiustizie che ha subito con il VAR il Cagliari. Che non vuol dire che se non ce l'avessero fatta avremmo comunque vinto, eh. Per carità, avremmo perso. Comunque, però mi ci rode il culo, mi ci rode il culo perché era evitabile. Se tu andavi a controllare, lo vedevi che aveva simulato, lo vedevi, la simulazione è netta, netta, e tu non la sai voluta. Però fallo su Mandragora sì, e a me che cazzo mi cambia? Sotto 2-0 al 70esimo, pure se gli togli in omo, e a me che cazzo mi cambia? Poi addirittura sei dovuto andare a vedere pure la trattenuta di Cherry su Larsen. Ma come stai messo, Ci? Ma che davvero? Tu non ci stai con la capoccia. Non ci stai. Io avevo tanto stimato Mazzoleni, che era andato a vedere il presunto rigore del Cagliari. Poi vabbè, ha fatto quella stronzata dalla doppia espulsione. Però almeno l'episodio l'è andata a rivedere. Quello, una cosa doveva andare a rivedere. Una che era palese che quello non fosse rosso diretto. Rosso diretto. Così, senza il VAR, nonostante l'abbiano chiamato, abbiano fatto un silent check. Perfetto. Va bene così. Va bene così. Amen. Che demo fa tanto? Che demo fa? Niente, raga, mi rode troppo il culo. Mi ci rode veramente troppo il culo. Perché ripeto, poi non è nemmeno il fatto le perde, è il come le si perde che a me mi fa rode il culo. A me è quello che mi fa rode il culo. Cristo Dio, tu non puoi perderle così le partite.
Non sei mai sceso in campo, gli hai lasciato fare quello che cazzo gli pareva. Merde, tutti, dal primo all'ultimo. Pure Barella, ma che cazzo fai all'ultimo che te impunti capo? Ma dove vai? Ma state, buono, state. Porca troia. Certo orto mi pare di averci a che fare con i ragazzini, guarda. Certo orto mi sembra veramente di averci a che fare con i ragazzini. Basta, raga, mi sono rotto il cazzo.